Traffico in tilt intorno alle 12 di oggi per un grave incidente lungo la statale Adriatica Nord poco prima di Fosso Seiore, all'altezza dell'ex pellicceria Gentili. Lo scontro è avvenuto tra due moto, la prima condotta da un 24enne pesarese che, dopo aver effettuato rifornimento nel distributore presente nella statale nell'intento di mettersi nella carreggiata, si è imbattuto nello scontro di un altro scooter di un 51enne fanese che stava percorrendo la statale Pesaro Fano. L'impatto con il mezzo è stato violento, tant'è che lo scooter è finito contro una Lancia Y parcheggiata sul lato opposto della carreggiata. Sul posto è arrivata anche un'eliambulanza che ha trasportato il fanese al Torrette di Ancona. Non riuscendo a trovare rapidamente spazio, i sanitari sono stati costretti a calarsi con la fune. Meno gravi invece le condizioni del 24enne pesarese, trasportato comunque anche lui al Torrette da un'ambulanza. La strada è stata chiusa per circa un'ora con il traffico che è stato deviato sulle vie secondarie. Sul posto tre pattuglie della polizia locale, un'ambulanza del 118 e gli uomini dell'esercito che hanno provveduto a regolare il traffico.